Ciao a tutti e benvenuti, bentrovati nel mio canale YouTube. Allora, adesso farò questi panini sardi con la ricotta. Io li ho visti fare in TV da Fulvio Marino, dal maestro Fulvio Marino, quindi ho cambiato un pochino la ricetta perché io uso il lievito madre, non il lievito di birra. Poi mi sono andata a studiare un pochino le ricette sarde. In alcune la ricotta va messa direttamente nell'impasto. Però ho preferito, poi altri la mettono così come l'ho messa Fulvio, ho preferito fare la sua ricetta modificandola un pochino. Bene, andiamo a vedere come farli, seguitemi. Allora, ho preparato tutti gli ingredienti. Questa è la farina, i due tipi di farina, farina zero e farina rimacinata. Quindi l'acqua, questa è la mia pasta madre che ho rinfrescato più di 4 ore fa, ne ho rinfrescato un pezzettino, ricotta rigorosamente di pecora, il sale, il miele e l'olio. Bene, adesso ho preparato questa bowl, vado a sciogliere per prima cosa la pasta madre. Quindi la faccio a pezzettini, eccola qua. Ci metto un po' una parte dell'acqua, della dose di acqua per scioglierla. Io è la prima volta che faccio questi panini, quindi vediamo insieme a voi che cosa ne esce. Scusatemi il guanto. Di solito non uso guanti per fare gli impasti, però in questo caso ho appena fatto le unghie, quindi che poi non rilascia niente, però delle volte mi fate dei commenti sullo smalto, quindi per evitare, ecco, quando è così metto il guanto. Allora, ho versato tutta la farina e adesso piano piano ci metto l'acqua. Giro con un cucchiaio, quindi li faremo a mano. Ok, continuo con l'acqua. Ci metto anche il miele. La ricetta parla di un cucchiaino, io ce ne metto appena una punta, se volete potete anche ometterlo. E continuo a girare con il cucchiaio. Bene. Quindi verrà fuori un impasto un pochino grezzo, ma non importa. L'acqua è quasi finita, mi regolo anche con l'acqua per vedere se, come dice la ricetta parla di 300 grammi, io qui ne ho preparati 280, vediamo se ne serve altra la metto, però la ricetta parlava di 500 grammi di farina. Io ho modificato perché ho messo i 70 grammi di pasta madre e quindi ho modificato un pochino le dosi e anche l'acqua. Ok. Adesso devo impastare con le mani, quindi tolgo il cucchiaio. E continuo con le mani, metto prima l'olio, non lo metto tutto l'olio perché l'altro lo lascio poi per metterlo nella ciotola dove resterà a lievitare l'impasto. Ho messo il sale, ci metto ancora l'acqua sopra, però dunque vedete c'è rimasto un po' di farina sotto, a questo punto metto altri 10 grammi di acqua. E alla fine ne ho messi 2,90, 290 grammi di acqua.
Qui ho accelerato un pochetto, naturalmente voi fate piano, ho accelerato, ho anche tagliato un pochino, però ecco, ho impastato a mano 5-10 minuti, presso a poco, E do una pulita alla ciotola con il tarocco e ci metto l'olio che è rimasto. Lo copro e lo lascio almeno 30 minuti, 30-40. E dopodiché faccio delle pieghe in ciotola, così soltanto un giro di pieghe. E naturalmente sapete che dipende dalle temperature, se fa tanto freddo. Sinceramente adesso sta facendo molto molto freddo, quindi per lievitare, perché dovrebbe aumentare di volume, ci vorranno 4-5 ore. Siamo a fine aprile, però fa proprio freddo. Ecco qua, adesso lo copro e lo lascio. Intanto vi faccio vedere la ricotta che l'ho messa a scolare, vedete? Anche se è una ricotta asciutta perché è di pecora, quindi me la preparo, poi una volta tolta l'acqua, così con la forchetta la metto in frigo. E questo è l'impasto lievitato. L'ho lasciato appunto 4 ore e mezza, credo, Però ecco, dipende sempre dalla temperatura che avete in casa e dalla stagione. Allora, ho messo un po' di farina sul piano di lavoro, non molta, e ci giro l'impasto. Ok, adesso devo allargarlo. Lo allargo un pochino, così. Vi ho già detto sopra che in alcune ricette la ricotta va messa direttamente nell'impasto e in altre invece va messa così, così dentro il panino. Quando si apre si vede bene la ricotta. Bene, la sistemo per benino soltanto al centro, la metto soltanto al centro. Ok. Poi mi vado a piegare, piego così, i lembi li mando al centro, chiudo un pochino, bene. Questa è la piegatura che ho visto sulla ricetta che ha eseguito Fulvio, però penso volendo si può fare anche tipo un salsicciotto stretto e poi formare i panini, non credo ci sia differenza. Vedete, ci vengono 8 panini all'incirca di 90-100 grammi, resta poco. Adesso non l'ho nemmeno pesato io, poi li peso. Allora, come vedete, ho chiuso piano piano. E la ricotta deve proprio uscire un pochino. Vi confesso che il primo mi è uscita quasi tutta la ricotta e quindi l'ho tolto, mi era venuto male. Quindi vi consiglio magari di appiccicare un pochino i bordi poco e poi stringere così a fazzoletto in modo che un po' di ricotta esce. Deve essere così, deve uscire, almeno così dice la ricetta. Poi vediamo come vengono questi panini. Eccoli qua. Uno l'ho eliminato perché proprio mi è schizzata tutta la ricotta fuori. Vabbè, non importa. Allora, sopra ci metto un po' di semola e poi li copro e li lascio lievitare almeno altre 3 ore. Una volta pronti, e accendo il forno, lo porto a temperatura a 240 e li lascio cuocere per 30 minuti. Controllo perché se il forno è troppo alto, magari metto a 220. Non è che debbono venire troppo coloriti, anche se i miei, eccoli qua, li ho fatti stare 35 minuti, però, quindi regolatevi del vostro forno. Beh, io direi che sono belli. Adesso vediamo l'interno. Eccoli, li ho fatti stamattina e quindi direi che li provo per la colazione. Ecco qua. Beh, in alcuni la ricotta sta di lato, in altri sarà più centrale.
Poi apro anche gli altri. E adesso caldi caldi, qui sono marmellate di fragole. Beh, che dire, sarà sicuramente squisito. Bene, amici, vi ringrazio della visione. Vi invito come al solito a condividere il mio video, a lasciare un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Mamma mi dannau, ma su giove ma se mizzo, parzu non mi zudorau, parzu non mi zudorau.